Sarà rappresentato sabato 20 aprile a Mazara del Vallo, nella Piazza della Repubblica, una sacra rappresentazione dal titolo Jesus. Si tratta di un evento originale dal punto di vista drammaturgico che sviluppa una serie di azioni che partono dalla ribellione di Lucifero a Dio Padre, passando attraverso citazioni al peccato originale per arrivare alla passione e morte di Gesù Cristo, fino al momento del seppellimento del corpo di Cristo. E in questa sacra rappresentazione ho inteso mettere insieme aspetti diversi dal punto di vista artistico-culturale. Sono citazioni che partono dal teatro medievale, passano attraverso il teatro rinascimentale, e quindi attraverso le forme della tradizione popolare siciliana della devozione legata appunto alla Settimana Santa. In questo stesso contesto non mancano degli inserimenti, diciamo, artistici particolari. Tra questi, ad esempio, l'intervento di un attore musicista di lingua madre spagnola, italo-venezuelano, il quale farà delle citazioni proprio alla tradizione della Settimana Santa in Spagna, che peraltro interviene fortemente nel tempo, nella nostra tradizione devozionale. Uno per tutti, il cerimoniale dell'entierro, che da noi si risolve poi in quello della processione del Cristo morto. Allo stesso modo, sempre di provenienza seicentesca, la processione dei misteri di Trapani e di Caltanissetta si legano alla tradizione ispanica. Per questa ragione ho cercato di mettere insieme queste diverse forme per approdare a un risultato scenico che spero possa rendere onore, d'altro canto, a questa città. Non per nulla si svolge in quella che una volta si chiamava il Piano Maggiore, questa rappresentazione si svolge nel Piano Maggiore, oggi Piazza della Repubblica. Quindi, professore, diamo l'appuntamento ai cittadini, diamo anche l'orario e da chi è organizzato l'evento. Sì, l'evento intanto è promosso dall'amministrazione comunale di Mazara del Vallo, d'intesa con la diocesi di Mazara del Vallo. E avrà luogo giorno, dicevo, giorno 20 aprile, e con inizio alle ore 19. Questo evento è stato preceduto la settimana scorsa, cioè la Domenica delle Palme, da la rappresentazione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme.